Il pareggio del San Nicolò contro l'Isernia assomiglia molto ad uno sliding doors rivisitato e corretto, perché la gara dei Teramani sembrava essere avviata verso l'ennesimo successo interno, dopo aver lottato in inferiorità numerica e aver legittimato il vantaggio in più di un'occasione. E invece quando al 90esimo il giovane D'Egidio sbaglia da ottima posizione e Saltarin dall'altra parte no, ecco che la gara riconsegna un punteggio difficile da immaginare fino a qualche istante prima. All'inizio però la sfida del Bonolis non è un granché. Il primo tempo scorre via lento, le due squadre coprono meglio di quanto facciano quando cercano di mettere il naso fuori. E così la prima frazione è una lunga attesa rispetto a quello che accadrà nel finale. Convulso perché al minuto 43 l'incursione di Margarita è chiusa dalla difesa molisana proprio sui piedi di Merlonghi, che libera il sinistro, Maggi è immobile e vede la palla stamparsi sul palo esterno. Passa un minuto e Mozzoni, già ammonito al 33esimo, rimedia il secondo giallo per un'entrata dura su Manzo. Di Cairano non ci pensa due volte e gli sventa in faccia la seconda ammonizione tra le proteste della panchina biancazzurra, che reclama anche per un recupero, un minuto e 26 secondi, difficilmente riscontrabile sui campi di gioco. La ripresa è di tutt'altro spessore. Il San Nicolò si sveglia nonostante sia in 10, ma prima trema sul destro di Mingione, disinnescato da calore. Più o meno quello che al 50esimo fa dall'altra parte Maggi su Merlonghi. De Bellis butta nella mischia Scimò per Rega e il numero 17 ha, dopo pochi secondi, l'occasione per sbloccare il match, sfruttando un errore di Massetti in copertura. La sua conclusione però è bloccata ancora da calore. Ma gli uomini di Epifani giocano bene, molto meglio di quanto non abbiano fatto nel primo tempo, e alla scivolata di Casolla manca solo qualche centimetro per impattare l'assist al bacio di Merlonghi. Ma è l'antipasto del gol che arriva al 60esimo. Ruggeri trattiene in area proprio Merlonghi, Di Cairano ammonisce il centrale e manda dal dischetto Daniel Margarita. La punta spiazza Maggi, realizza il nono centro in campionato e porta in vantaggio i suoi. San Nicolò scatenato adesso, ancora Margarita e Merlonghi costruiscono l'azione che costringe Maggi ad abbandonare i pali e a strattonare il numero 10 prima che questi concluda debolmente in porta. Una vera e propria spina nel fianco della difesa molisana quando, minuto 72, fa impazzire Sabatino prima di scaricare il destro che centra l'incrocio dei pali. L'Isernia prova a scuotersi, ma calore è una saracinesca, sbarrando ancora una volta la strada a Scimò. E sarà questa l'ultima azione con l'Isernia in superiorità numerica, perché Ruggeri, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un colpo proibito a palla lontana su Merlonghi. Partita che sembra filare via sui binari più congeniali ai biancazzurri, con D'Egidio che al 90esimo ruba palla a Sabatino e si presenta davanti a Maggi. Il riflesso del numero 1 ospite, che gli dice di no, di fatto condanna il San Nicolò alla beffa che si materializza qualche istante dopo, quando Saltarin, entrato nella ripresa, trova il sinistro e l'angolo giusto, su cui calore non può proprio nulla. Finisce 1-1 ed è un risultato che al San Nicolò brucia e come. Il Matelica pareggia, è vero, e rimane terzo, ma la San Benedettese scappa. Epifani però si tiene stretta la prestazione convincente dei suoi, l'unica nota positiva di un pomeriggio dal retrogusto amarissimo. Epifani, magari al 90esimo fa gol D'Egidio e siamo qui a parlare di una partita totalmente diversa. Hai detto tutto, è un'occasione clamorosa. Però adesso non è che possiamo buttare la croce su un ragazzino del 96. Ha avuto la possibilità di fare il 2-0 e non l'ha fatto, questo è il calcio. Sapevo che era una partita difficile perché incontravo una squadra scorbutica che non ci facevano giocare, però la squadra ha fatto un'ennesima grande partita. Nel secondo tempo siamo rientrati dentro in 10, abbiamo cercato di giocare come sappiamo e meritavamo ampiamente di vincere, però questo è il calcio, il campionato va avanti. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, però dobbiamo tenere in mente perché questa partita, perché adesso ci incontrano come una squadra forte, quindi dobbiamo essere preparati mentalmente diversamente da prima. Provo a strapparti un sorriso nel finale, il Materica ha pareggiato, San Nicolò è ancora secondo. Io mi tengo la mia squadra che sta facendo un grandissimo campionato, perché veniamo da 8 partite, 6 vittorie, una sconfitta e un pareggio, credo che sia un rullino di marcia importante. Oggi la squadra ha dimostrato, dopo la sconfitta immeritata di domenica scorsa a Montegranaro, ha fatto un'ennesima grande partita. E quindi noi andiamo avanti, pensiamo domenica dopo domenica e cerchiamo di fare più punti possibili in questo giro di andata e poi vedere quello che succede il giorno di ritorno. De Belli, se dica la verità, quanto ci credeva alla fine di poter arrivare a questo pareggio? Onestamente abbiamo trovato di fronte una grossa squadra, a mio parere, ad oggi. Quello dicevo con i miei collaboratori, forse è l'unica squadra che ad oggi effettivamente mi ha dato l'idea di
di squadra, ecco, ben organizzata in tutti i reparti, tosta al punto giusto, veloce, insomma, secondo me alla fine ci è uscita una bella partita e forse il merito nostro è stato quello di crederci fino in fondo, anche se a un certo punto loro sull'1-0 hanno avuto un'altra ghiotta occasione, mi pare con il numero 10 avrebbero potuto chiudere la partita, ma alla fine abbiamo pareggiato noi. Ecco, il rovescio della medaglia: sul gol sbagliato nostro è arrivato il calcio di rigore loro, e poi su un gol sbagliato loro è arrivato il nostro pareggio. Noi cerchiamo di giocarcela sempre senza guardare questi obiettivi prefissati, cercando di fare il meglio, perché poi se riusciamo a uscire sempre a testa alta tutte le domeniche abbiamo fatto il massimo. Se questo massimo significa essere salvi oppure ottenere qualche altra cosa, ben venga, ma significa che comunque non ci possiamo rimproverare nulla.